Da 25 anni ad oggi tanto è cambiato nella lotta alla mafia, direi tutto radicalmente, perché oggi abbiamo una polizia giudiziaria di altissimo livello e quindi dico alla gente che può stare tranquilla perché abbiamo forze dell'ordine di alto profilo. Anche la magistratura ha seguito questa strada rispetto a tanti anni fa. Sono queste le parole pronunciate stamani da Alfredo Morvillo, procuratore della Repubblica di Trapani e fratello di Francesca Morvillo, moglie del giudice Giovanni Falcone, anche lei vittima della strage di Capaci di 25 anni fa. Una testimonianza che è arrivata stamani nell'aula Alessandrini del Tribunale di Pescara, piena di studenti delle scuole pescaresi, nel corso della manifestazione Palermo chiama, Pescara risponde, organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati e dalla Fondazione Premio Nazionale Paolo Borsellino. Nei decenni scorsi la mafia era più forte dello Stato, proprio perché il contrasto ad essa non era all'altezza della situazione, prosegue Morvillo. E dove qualcuno diceva che la mafia non c'era, questa proliferava e andava avanti indisturbata. Ciascuno ogni giorno della propria vita ha dei momenti in cui deve fare delle scelte per onorare la memoria di chi, per avere scelto sempre il rispetto delle regole, il rispetto della legge, ha sacrificato la vita. Dobbiamo ciascuno di noi continuare nel nostro percorso di legalità, di rispetto delle regole, di fare fino in fondo il nostro dovere, qualunque sia la nostra attività. Ma la Sicilia non è così lontana, la Sicilia ha dei problemi specifici che non tutti le regioni d'Italia hanno, anche se è vero che i confini territoriali della mafia, gli interessi vanno ben al di là dei confini territoriali. Noi in Sicilia abbiamo questo grosso problema della criminalità mafiosa, della oppressione, questa cappa mafiosa che va al di là del crimine in sé per sé, condiziona un po' tanti ambienti della società siciliana, per cui noi viviamo una specificità che altre regioni, per loro fortuna, non hanno, magari avranno altri problemi, ma non hanno certamente questa specifica situazione.